Giuseppe Dolce, la prima non è andata bene, cosa non ha funzionato secondo te? Ma parte secondo me gli episodi iniziali che ci hanno un po' condizionato mentalmente, però per quanto mi riguarda la squadra ha fatto un buon lavoro, ha cercato di giocare anche se il campo non ci permetteva, non era al massimo, però è andata così, quindi bisogna guardare avanti e lavorare sodo, perché arriva ben presto l'inizio del campionato. Ecco, sei al Giulianova da 3 settimane circa, come procede l'ambientamento? Abbastanza bene, è una buona società, si cerca sempre di migliorare giorno dopo giorno, e è chiaro che le piccolezze vanno sicuramente migliorate, però queste man mano verranno con il corso dei giorni, di avvicinarsi piano piano all'inizio del campionato, settimana per settimana. Ecco, vieni da un girone del nord, cosa conosci di questo raggruppamento? Ma conosco qualche squadra, ho anche qualche amico che gioca qua nel girone, quindi per sentire dire so che è un bel girone, tosto, e penso che ce la potremo giocare anche con gli altri e toglierci grandi soddisfazioni. Immagino che il centrocampo, le chiavi siano state consegnate a te, ecco, quali sono le tue caratteristiche per quei tifosi che appunto non ti conoscono? Ma io sono un centrocampista centrale adattato anche a due, come abbiamo fatto nel secondo tempo, anche mezzala, in passato l'ho giocato anche mezzala, quindi non è un problema, l'importante è che si lavora bene, poi quando si gioca il calcio è una cosa bellissima, quindi bisogna divertirsi e cambia ruolo, mezzala, un centrale non cambia niente, l'importante è far bene. Giulianova sarà una squadra che lotterà solo per salvarsi o può essere una outsider? Ma penso che la squadra è un buon punto, quindi come ripeto, come ho detto prima, ci possiamo togliere grandi soddisfazioni se lavoriamo sodo e stando tutti insieme, creando un buon gruppo come lo è fino ad ora e guardando sempre avanti. L'ultima Giulianova com'è? Giallorossa.